Una Napoli esprime delle grandi attrici, oltre che dei grandissimi Menini, tu che c'entri, sto parlando di Napoli. Vabbè, non mi permettono di fare una presentazione come farebbe un bravo presentatore, quindi dico soltanto Lina Sastri. Emozionata? Così ti tratteremo, stiamo aspettando, non la fine da te. Carlina, io credo che facciamo fin di ci salutare. No, poi ci siamo visti prima. Allora. Lina Sastri, anche tu fai parte di questa generazione che, recuperando, come ha detto Massimo, tutto il passato, si propone in un altro modo. Voi in teatro avete tu con altre colleghe, avete imposto questa nuova faccia, questo nuovo viso. In poche parole, un po' la tua storia, quello che... In poche parole, è terribile. Io sono d'accordo con quello che ha detto Massimo, che ha detto prima. Patri, nonna, quello che era prima, quello che siamo stati, quello che saremo, non credo che si può esprimere. Lo dico sempre, la napoletanità, come fatto, è una ricchezza, a volte può diventare un limite. Posso essere anche polemica, è un poco svenduta, è un poco vendibile, è un poco troppo svenduta. Diciamo che ha tutto quanto sui Napoli, pur Benigni è arrivato a capo per la napoletana, non so perché, quindi siamo arrivati proprio al massimo. Però ciò nonostante, insomma, vuol dire che attraverso un momento di fortuna, finalmente, come era ora, quando la ricchezza di Napoli si esprime come la ricchezza unica è nata a Udine, perché non è che c'è molta differenza. Ma perché voi, ci sono teatro, cinema, televisione, musica, sport, abbiamo Patrizio Oliva, campione di pugilato, perché questo fiorire? Forse perché la città è quella più inquieta, più sfortunata, Napoli più non è una città, Napoli è un regno, e il suo popolo è un popolo, cosa che non tutte le città sono un regno, non tutti i popoli sono popoli, in questo non sono... come si dice, campanilista, no, è che è la verità, è un popolo mosso come il mare, si muove. Quando un mare è un po' più forte, dopo terremoto per esempio, o popolo si muove e dà quello che può, dà con la musica, dà col cinema, dà con i pugni, come Oliva, dà come può. Va buono. Non sa ci cagiarisci. No, va buono, anzi. Tu sei d'accordo? Sì. D'accordissimo. Poi lo dici proprio. Anche che... Firenze però un po'. Io. Anche Firenze, un po'. No, guardi che esprime. No, che esprime cosa? No, si esprime Firenze. No, a modo suo. Si esprime a modo suo, però. Diciamo che agli anni bui di Firenze ha avuto il Rinascimento, adesso sono gli anni bui. Io non sono di Firenze, sono d'Arezzo, che è una grande città, c'è l'acqua dappertutto, quelle Ponticelli, è una città molto bella. Ponticelli. Sì, insomma, che vive sul turismo così, e quindi penso che non ha niente da invidiare a Napoli, c'è un bellissimo clima, il mare, le solite cose delle città, insomma, e una pizza la sera ce la facciamo, insomma, perché qualcosa abbiamo inventato, poi ci abbiamo... Edoardo, che insomma c'ha un laboratorio, insomma sono contento anche perché ora, a parte che ormai Vulcano ha smesso di cosare, però insomma Arezzo è calma in questo periodo, però anche lei ha le sue tradizioni e le sue... guarda che a Roma quando cade due gocce non si circola più, Va bene. No, davvero. Va bene. No, lui si è offeso assai. Ma tu, questa Napoli di Troisi, di Lello Arena, sei d'accordo? Io l'amo. Hai paura che sia svenduta anche questa? No, ormai. Questa, lo devo dire, non te l'ho mai detto, lo dico qua, che credo che la Napoli di Troisi... La Napoli di Troisi, mi sembra una frase assurda. La mia. Appunto, non volevo dire, me l'ha fatta ricerminà, perché Minà fa delle domande specifiche. Quello che ho visto attraverso quello che ha fatto Massimo è quello che di più poetico ho visto fino adesso su Napoli. E la poesia è sintesi, è difficile, e lui è l'unico che ci è riuscito. Va bene, ritorniamo un attimo alle radici. Trasferisco, chiedo.